Dalla mobilità sostenibile all'intelligenza artificiale fino al 5G e alla guida autonoma. Fino a domani il futuro dell'automotive si disegna a Torino al Teatro Regio per la convention VTM con i protagonisti internazionali del settore. Chiara Pottini. Parte da Torino la strada per risollevarsi da una crisi che negli ultimi mesi ha schiacciato l'automotive e che proprio con le auto elettriche ed elettrificate tenta lentamente di risalire la china. Il presente è la mobilità sostenibile, passa anche da Mirafiori, dove pochi giorni fa sono state installate in via sperimentale le colonnine elettriche V2G per ricaricare e fornire energia e dove si continua ad investire, come confermato da Pietro Gorlier, responsabile EMEA di FCA e progressivamente con tutti i nostri modelli abbiamo 9 miliardi investiti dei 45 del nostro piano eh, quinquennale che sono dedicati solo all'elettrificazione e a progetti sull'elettrico. Contiamo di, eh, con tutti questi modelli che stiamo lanciando, ci sono su tutta Italia nei prossimi anni eh, 14 nuovi modelli o eh, diciamo, sostituzione di modelli esistenti e riteniamo che questo ci consentirà di arrivare alla piena occupazione che è l'obiettivo ovviamente che abbiamo noi e che è giusto avere. Un settore, l'automotive, che resta strategico per non perdere ancora terreno sul piano occupazionale. Rappresenta più del 40% del fatturato del settore e più del 34% delle, delle imprese. Abbiamo più di 60.000 addetti, quindi è un settore strategico e importante. La convention prosegue anche domani al Teatro Regio.